Che giornata straordinaria! Che è successo? Apparentemente niente di straordinario se fai snorkeling, se non vai mai a fondo. Ma io già mi sono svegliato, sto in piedi, ascolto musica, vedo la luce fuori, vedo il sole, ho una moto che mi aspetta qua sotto. E thank you God it's Friday, è l'ultimo chilometro, è l'ultimo della settimana, è quello in cui dare veramente il meglio di sé. Il meglio di sé, con coerenza, sincero e severo con te stessi, non il meglio di altri. Non conosco formule magiche, credo di conoscere i miei limiti. Se la moto è la mia passione, io posso allenarmi quanto voglio con Mark Martens, ma non lo batterò. Potrò migliorare i miei tempi, potrò migliorare la mia tecnica, sicuramente lo farò, ma non lo batterò. Puntare al proprio 100%, il peggiore nemico di noi stessi, siamo noi stessi. Perché l'abitudine che fa chi ce l'ha più lungo ci porta fuori obiettivo. Osservo gli altri per capire come fare. Conosco i miei limiti, conosco le mie doti, conosco le mie capacità e cerco di puntare al mio 100%. Posso mirare a fare quanti danari voglio, se i danari sono la mia esigenza. Mi studierò la storia del signor Ikea, andrò a vedere qualche Google Man come ha fatto, qual è stata l'intuizione, ma non ne farò quanti lui. Sono sincero e severo con me stesso. Sono sicuramente molto più veloce di te a fare la barba. Non lo rifare questo esercizio. E secondo te sto male. Io mi vado a vivere la vita. Qua sotto c'ho un'onda Super Motor 1100. È del 1985. È molto più bella di una girl. Lei è una MILF. Ma è spettacolare. La fermano per strada. La vorrebbero tutti possedere. Ma è mia. La difendo, la proteggo, ho dato il meglio di me, a lei potevo arrivare e a lei sono arrivato. Secondo me sto male, thank you God it's Friday, non essere nemico di te stesso, sii coerente e punta al tuo 100%. Viva la vita, tutta la vita, bella per te.